Diciamocelo un po', vedendo questa serie e il trailer, ci siamo tutti chiesti: ma sarà l'ennesima storia in stile all'italiana dove ci strapperemo i capelli per ciò che stiamo vedendo? Anche io ero tra quelli. Parliamo di Lydia Poet, la nuova serie Netflix, tratta comunque dalle vicende dell'omonima Lydia Poet, nel 1900 avvocata, prima avvocata italiana, e quindi ci mette davanti a una storia che già di per sé può essere interessante. Siamo nel periodo della ribalta della figura femminile, e io non ho più la voce, e quindi ci sta, ci sta. Il primo episodio l'ho visto, non ho visto tutta la serie, è ancora troppo presto per riuscire a recuperarla. Gli episodi sono particolarmente lunghi, ognuno più o meno di un'ora. La prima cosa che ho potuto notare anche dal trailer è di sicuro questo modo di interpretare la nostra protagonista. Matilda De Angelis, se non sbaglio, riesce a restituire un'interpretazione che può essere interessante, ma a tratti quasi incomprensibile, almeno per me. Il modo di parlare, non lo so, poi fatemi sapere nei commenti se sono l'unico. A volte non si capisce, quindi boh, va bene. Mentre tutti gli altri attori sembrano quasi di un livello superiore, tanto da farla risultare un po' quasi fuori dalla storia, ed essendo la protagonista, può essere un po' incisivo. A livello di ciò che viene raccontato, invece, abbiamo la regia Matteo Rovere, che abbiamo già visto in un film che abbiamo particolarmente apprezzato e di cui forse ne abbiamo anche parlato qua sul canale, ovvero Il Primo Re, un film in lingua, non italiano, comunque italiano, che effettivamente aveva qualcosa da raccontare. Come regista ci piace e anche il modo di gestire questa serie TV pare interessante. La fotografia, devo dire che mi ha sorpreso, mi aspettavo qualcosa di molto più italianesco, anche se ha comunque alcune caratteristiche tipiche della fiction italiana, però si vede comunque una notevole qualità. È interessante il modo di gestirlo e il personaggio al massimo di Lydia Poet non l'ho potuto conoscere. Ve lo dico, no? Non posso essere un tutologo e sinceramente non conoscevo Lydia Poet, neanche la sua storia in generale, quindi buono per la storia italiana, però non lo so, ho avuto l'impressione che si sia calcato un po' su questo personaggio, sul modo di farlo apparire a tal punto che questa può essere considerata una delle critiche verso questa serie, almeno per il primo episodio, che c'è un ribaltamento tale della situazione femminile da dare alla donna comunque un atteggiamento palesemente maschile. E se questo è utilizzato per rendere la donna forte, quindi dare l'idea della donna forte, non lo so se è riuscito del tutto. Poi dovrei informarmi per scoprire se effettivamente Lydia Poet fosse una donna di questo calibro. Io ho trovato un po', non snervante, ma non lo so, mi è sembrato tutto un po' forzato il modo di atteggiarsi della protagonista, oltre alla volgarità che, per carità, in un uomo fa sempre normale, in una donna può dare quella sensazione di alienazione, che ci può stare se l'intento è quello. Però non lo so, la sensazione di forzatezza io l'ho percepita tutta. Poi non so voi. La prima traccia che segue questo episodio direi che comunque si fa ben vedere, è interessante. C'è qualcosa che pare un po' troppo sbrigativo, secondo me, nello sviluppo, tanto che forse avrei dedicato due episodi a questa analisi, perché tutto avviene talmente velocemente che alla fine si risolve subito. Ma dobbiamo vedere anche la storia con un respiro più ampio, la serie ha diversi episodi, quindi si può fare un conto di ciò che è successo solamente una volta completata la visione. Ma sono curiosissimo di sapere cosa ne pensate lì sotto. Come sempre vi ricordo che questa non è davvero una recensione, ma più che altro un modo per riflettere su ciò che abbiamo visto. Lo facciamo sempre perché qua sul Diario della Notte proviamo un po' a portare avanti ciò che ci piace di più, nel mio campo la scrittura. E lo faccio tramite degli scrittori che possono essere ritenuti un po' sconosciuti, presenti su un sito chiamato The Incipit. Quindi, se avete il piacere di rimanere ancora con me, vi leggerò alcune delle loro storie. Altrimenti potete sempre lasciare un mi piace, condividere il video o nel caso iscrivervi. Ci vediamo in un prossimo episodio. Ora iniziamo con questo episodio della settima stagione di The Incipit. Bentornati su The Incipit, fucina di idee e grandi avventure. Mettetevi comodi, indossate le cuffie e preparatevi. Iniziamo una nuova avventura.
questa stagione non sarà particolarmente continuativa, nel senso che non lo farò ogni settimana, dipenderà da quando avrò il tempo e quando ci saranno delle storie adatte per la lettura, anche perché partire da momenti casuali di una storia non è mai buonissimo, a meno che non ci sia quell'ispirazione in più. Ho scelto tre autori per questo inizio di stagione e andiamo subito a leggerceli. Iniziamo con un gran ritorno, ovvero Kezia Rica, con la sua storia L'impiccato di gennaio, anche se siamo a febbraio. Siamo al terzo capitolo, quindi io vi invito a recuperare tutti i precedenti, trovate in descrizione il link e iniziamo. La giunta comunale. Bosco sedeva pensieroso a un tavolo di ciliegio lucidato. Fissava in alto una finestrella tonda che affacciava sul nero più nero che avesse mai visto. «Siedi al mio tavolo e nemmeno mi guardi in faccia», gli domandò una voce nota. Bosco si voltò e incontrò lo sguardo di suo padre, uno sguardo duro e nero come la notte oltre la finestra. Io, papà, non ti ho visto. Non sapevo... Ti batterei volentieri, ma ho una cosa da fare. Vieni, guarda per bene, perché dopo toccherà a te. L'uomo anziano si alzò in una statura che non poteva essere la sua, sorretto da gambe lunghe e legnose che si muovevano a scatti e facevano svolazzare gli orli laceri dei pantaloni. «Vieni, ti dico!» gli intimò senza voltarsi e Fosco ubbidì, con il cuore che gli scivolava nello stomaco in un frullio. Il vecchio avanzò e oltrepassò la soglia, attraversò il porticato e si inoltrò nel buio fitto che premeva sull'albergo Mari. Bosco strizzò gli occhi per sbucare la coltre nera e lo vide. Vide suo padre grigio e smunto, mentre infilava il collo dentro un cappio. «No!» urlò, ma l'urlo si perse nella nebbia che presto lo accolse in un grembo marido e putrido di morte e cielo. «No!» urlò, e portandosi le mani al collo sentì la corda ruvida avvilupparlo. «No!» Il grido risuonò a lungo nella sua testa mentre, sudato e sconvolto, fissava la stanza buia dal centro del letto dove si era tirato a sedere. Con le mani tremanti si tastò la gola. «Nulla, libero!» Sospirò, negli occhi ancora l'immagine di quel vecchio che nel sogno era stato suo padre, il suo sguardo placido mentre, con gesti sicuri e ponderati, infilava la testa nel cappio. «Morire, suo padre!» No, quello non era suo padre. Era una proiezione stupida del suo inconscio, un mosaico di immagini messe insieme dal suo cervello, elaborate e risputate fuori alla rinfusa. Si distese cercando di spostare i pensieri su altri binari, lontani dall'incubo. Chiuse gli occhi e, con calma, cominciò a enumerare il nome di ogni muscolo conosciuto, partendo dagli alluci. Si addormentò nell'abductor digiti minimi e si risvegliò allatrato di un cane in lontananza alle 7 in punto. Dopo una colazione sostanziosa, forse un po' pesante, si preparò per un giro del paese. Avrebbe voluto incontrare il sindaco, almeno la giunta comunale. Scoprì che il primo non si era ancora trovato e la seconda, composta da un trio male assortito, bivaccava nell'unico bar di gennaio, in piazza Comandante d'Armi. Nome altisonante per uno spiazzo polveroso, adorno di tigli pallidi e di un'aiuola stinta. Il paesotto si stringeva, come ad abbracciarla, intorno alla piazza irregolare. Le costruzioni non si alzavano oltre i tre piani, tutte colorate a tinte forti, quasi si temesse che potessero perdersi nella nebbia. Entrò da Acetone, bar pasticceria. Al banco sedeva un ubriaco, con la testa a ciondoloni. Dietro di lui, un uomo con la barba in grembiule nero lo salutò. «Buongiorno, il dottor Zeni, giusto?» Bosco sorrise malvolentieri e assentì. Da un angolo del locale giunse lo stridore di sedie spostate. Una mano fredda e molto irsuta si strinse intorno alla sua senza avvisaglie. «Signor dottore», disse un ometto tondo con gli occhiali, «che piacere conoscerla. Lo prende un bel caffè?» «No, grazie», replicò il medico. «Ho già fatto colazione». L'ometto parve arrabbogliarsi e subito ritirò la mano. «Lasci che mi presenti, almeno. Sono Ugo Carapal, consigliere comunale e notaio». Poi, con un gesto svelto, indicò la sua destra. «Maria Falesian, maestra e secondo consigliere». Una donna piccolissima di statura, con i capelli radi e gli occhiali di corno, si avvicinò guardinga. «Buongiorno, dottore. Un po' giovane, mi pare». Bosco sorrise. «Non sono poi così giovane, signora». Carapal riprese la parola.
E questo qui fece, tirando a sé un uomo alto e allampanato, è Gerardo Strozzi, mio cognato, bottegaio e terzo consigliere. Zeni strinse le mani ai due e Gioviale disse: «Ma qui non lavora nessuno. Il notaio, la maestra e il bottegaio, tutti qui, ma sono le 8. Dovreste essere già... Oh, ma questa è l'ultima settimana di gennaio e qui, a gennaio, l'ultima settimana non si lavora. È festa per tutti». Poi, con un sorrisetto furbo, proseguì: «Tranne che per lei, la salute non va in vacanza». A Zeni, il luccichio negli occhi di Carapal non piacque affatto. «Capisco, vorrei incontrare il sindaco se...» «Oh, ma mica si trova il sindaco», disse Strozzi. Il notaio lo gelò con i piccoli occhi porcini. «Non è che non si trova, fa caccia. Prende il cane e va per boschi a cacciare lepri, ma poi torna». Bosco accennò: «Beh, la figlia ieri sera, la maestra tossicchiò». «Sì, abbiamo saputo, è in ospedale adesso, vero?» «Sì», rispose il medico. «È in ospedale, ma il peggio dovrebbe essere passato. Ora vorrei andare allo studio e...» «L'accompagno io allo studio», si offrì Strozzi. «No, Gerardo, lascia stare, ci penso io. Ho l'auto qui fuori», disse il notaio, e agguantato il suo brabito da uno schienale raggiunse l'uscita. «Venga, dottore», intimò. «Andiamo!» «Perdonate il ritardo», ci dice Chizierica. «E adesso? Che succede? Possiamo votare un incontro, un imprevisto, una disgrazia. E io direi che si va per un incontro. Come sempre vi ricordo che potete far sapere a Chizierica che ne pensate direttamente sotto la sua storia e nel caso trovate il link in descrizione. Noi passiamo direttamente alla prossima e proseguiamo con Bianco di Martha. È una nuova autrice. Di lei ci dice: «Cosa mi piace? Cucinare, leggere, scrivere, uccidere zombie. Bianco è il mio nuovo racconto». La trama di questo racconto è in fuga con il solo scopo di sopravvivere al gelido inferno. Quello che è successo prima e soprattutto quello che succederà lo deciderai tu. Il primo capitolo è intitolato Lacrime ghiacciate. «Dai, metti in moto!» Guardo la mia mano che stringe la chiave già inserita nel blocchetto d'accensione. Sta tremando. Ho freddo, l'abitacolo dell'automobile è gelato, c'è della neve sul vetro dell'unotto anteriore, c'è della neve sui miei scarponi e ora anche sul tappetino dell'auto, anche sui pedali. Forse dovrei scendere e togliere la neve dal vetro. Giro la testa per guardare Chloe. Ha le labbra viola e il fiato corto. Le nuvolette formate dal suo respiro mi stregano per qualche istante. «Dai, Vin, metti in moto», piagnucola Chloe. Distolgo lo sguardo dal suo, ma faccio in tempo a vedere le grosse lacrime che le rigano le guance paffute. Lacrime che fumano, letteralmente. Giro la chiave, il motore tossisce un paio di volte prima di partire. Giro la manopola della ventola e un flusso d'aria gelata ci investe. Oriento le bocchette e aziono i tergicristalli. «Merda, che succede?» chiede Chloe. «I tergi non ce la fanno, devo scendere per tirare via la neve dal vetro». «No, tu non vai da nessuna parte, parti così!» «Non posso partire così, Chloe, non ci vedo un cazzo!» «Parti così, puttana troia! Mi ha morso!» Prendo un respiro, stacco la mano dalla chiave d'accensione e la porto sulla gamba di Chloe. Le mie dita stringono leggermente proprio sotto il segno del morso. Penso che non sta fuoriuscendo molto sangue, penso che forse andrà tutto bene. «Non posso partire così, Chloe!» Chloe non ribatte e le plastiche dell'abitacolo ronzano per le vibrazioni causate dal motore che si sta scaldando. Le plastiche dell'abitacolo, rigide e secche, tremano dal freddo. Sono denti che sbattono. «Fai retromarcia, un metro basta e avanza. Giri il volante verso sinistra in modo da non tamponare l'auto che abbiamo davanti e ti metti nella strada». «Scendo», dico, e appoggio la mia mano sulla levetta che apre lo sportello. Chloe mi afferra l'avambraccio e mi prega di non farlo. Deglutisco. Mi libero dalla sua stretta e apro lo sportello. Il vento gelido mi aggredisce, frustandomi la faccia. Richiudo lo sportello. Il vento gelido sta spargendo bianco dappertutto, creando una sorta di foschia. Cerco di grattare la spessa patina di ghiaccio e mi ritrovo con la mano sporca di sangue. Devo trovare qualcosa per grattare, qualcosa di duro. Guardo per terra, sposto lo sguardo qua e là, ma ciò che vedo è solo ghiaccio, solo bianco. Prendo un respiro e mi dirigo verso il bagagliaio. «Resta qui, Vin!» urla Chloe dall'interno dell'automobile. «Non andare, cazzo!» Sta picchiando con forza sul cruscotto, sui vetri. Il tetto dell'auto si agita e qualche millimetro di neve ghiacciata si sposta, per essere subito rimpiazzato da altri millimetri di neve ghiacciata portata dal vento.
Mi dispiace, Clo. Sussurro con la bocca ben nascosta dal colletto della giacca a vento che ho tirato su fino al naso. Mi muovo con cautela, strisciando il corpo sulla lamiera dell'auto, con lo sguardo basso e il battito cardiaco accelerato. Il bagagliaio ha un pulsante, lo premo, ma il bagagliaio non si apre. Espiro condensa, inspiro col naso e l'aria bianca mi riempie i polmoni di ghiaccio. Faccio un passo indietro, saltello sul posto e poi mollo un calcio al pulsante del bagagliaio. Il tacco dell'anfibio provoca un rumore sordo e il bagagliaio si apre. Ok, c'è un sacco di roba nel bagagliaio. C'è una coperta, che ci sarà senz'altro utile, una torcia funzionante, una tanica colma di benzina e una pala da campeggio. Sorrido e ne afferro il manico, è una pala dal manico corto. A suo peso è robusta. Faccio per chiudere il bagagliaio, ma poi penso che forse è meglio lasciarlo aperto. Forse è meglio che prima tiro via la neve dal vetro e poi prendo la tanica, la torcia e la coperta e li sistemo sui sedili posteriori. Poi potrò chiudere il bagagliaio. Mi avvio verso l'unotto anteriore, lento, e il manico di metallo dell'attrezzo mi dà fiducia. Avanzo strisciando il giubbotto sulla lamiera dell'auto. Avanzo tenendo lo sguardo basso. Inizio a grattare via il ghiaccio dal vetro. Funziona, a ogni passata riesco a togliere un po' di ghiaccio, raschio con attenzione per non rompere il vetro, raschio fino a che vedo comparire il volante, raschio e vedo il mio sedile, raschio e vedo Clo e le mie braccia si arrestano, Clo mi sta fissando. Non sono belli gli occhi di Clo sono due sfere bianche incastrate in una faccia bianca, labbra bianche, lingua bianca, la lingua rota e serpeggia, si allunga fino al naso, fino al mento. Lo sportello di Clo si apre e sento le plastiche dell'abitacolo che tremano dal freddo. Arretro e Clo viene verso di me. E allora alzo la pala con entrambe le mani e mi dico che le devo spaccare la testa e contemporaneamente mi dico che forse Clo mi lascerà stare, che in fondo è la mia ragazza. In fondo mi vuole bene. E mentre penso a queste cose studio il cranio di Clo, valutando se mi conviene colpire alla tempia o sul collo, se colpire di piatto o di taglio. Arretro nel bianco e mi accorgo che le mie guance sono rigate da spesse lacrime ghiacciate. E così si conclude questo primo traumatico episodio. La domanda che ci fa l'autrice sul finale è: torniamo indietro nel tempo e costruiamo la storia insieme. Ti va? Voglio tornare indietro di 24 ore, voglio tornare indietro di una settimana, voglio tornare indietro di un anno e io tornerei indietro di un anno. Come sempre vi ricordo che potete trovare la storia di Marta in descrizione e noi ci avviamo verso l'ultima storia di oggi. Proseguiamo con La carezza del Signore di Massimo 2.0, anche in questo caso è una storia già avviata, ma io vi consiglio di recuperare tutti i capitoli precedenti, sono solo due, direttamente sul sito o sul link che trovate in descrizione. Il terzo episodio è intitolato La carezza del Signore. Jones. Erano anni che non tornavo da queste parti e mi sono bastati pochi minuti per ricordare il motivo. Mi è bastato incrociare gli sguardi dei passanti, quegli occhi lucidi, pregni di compassione e di amore fraterno che brillano sotto i capelli da cowboy o quelli più femminili di paglia intrecciata abbelliti dai fiori rossi che qui crescono ovunque. C'è via vai, gruppetti di persone che scambiano due chiacchiere sotto il portico di legna della ferramenta, coppie che si gustano l'ennesima tazza di caffè ai tavoli esterni della caffetteria, persone che camminano. Il loro modo di camminare non è frenetico come quello degli abitanti di una città. Qui fanno tutto con calma, anche quando camminano, anche quando si bevono un caffè. Una calma irreale, artificiosa, e la cosa mi irrita. Ora come allora, mi ha sempre irritato. Le automobili parcheggiate nel viale principale potrebbero essere le stesse che vedevo durante la mia adolescenza. Probabilmente sono le stesse. Anzi, molto probabilmente non si sono mai mosse da lì. E tanto l'auto ti serve solo per una cosa in paesini come questo. Per scappare, fuggire via dall'ipocrisia di questi campagnoli del cazzo. Per lasciarti per sempre alle spalle il disgustoso perbenismo e i loro denti bianchi. Denti perfetti che ho odiato e che odio ancora. È sempre andato tutto bene da queste parti e non è mai successo che qualcuno ti confidasse i propri problemi. I problemi da queste parti si portano nella tomba. Nessuno ha mai impensierito il prossimo con le sue preoccupazioni, i dubbi. Nessuno ha mai confidato a nessuno di attraversare un momento di difficoltà. I pensieri, le angosce, le inquietudini si affidano al Signore, solo al Signore. È una tradizione che si perde nel tempo, qualcosa presente nel DNA di tutti. Inutile chiedere spiegazioni, qui si fa così. Si è sempre fatto così.
Ma la cosa che mi infastidisce di più, quella che mi dà letteralmente il voltastomaco, è rivedere quel sorriso amichevole che si apre in automatico nelle loro facce non appena alzano il braccio per salutare chiunque, che sia una persona che cazzeggia guardando le vetrine dei pochi negozi, o l'autista che trasporta i latticini, o un forestiero con lo sguardo folle alla Charles Manson. Loro tirano sul braccio e agitano la mano, e quel cazzo di sorriso che si dipinge sulle loro facce rugose, cotte dal sole dei campi che coltivano, è davvero inquietante. Il sorriso è la carezza del Signore, c'è scritto sotto l'enorme cartello che ti dà il benvenuto in paese. Beh, quel cartello te lo becchi in faccia dopo aver percorso una moderna strada asfaltata. La strada asfaltata su cui crescono a destra e a sinistra grandi alberi verdi e forti, all'improvviso svolta. E tu ti ritrovi davanti a un paesaggio desolante, piatto e sabbioso, che sembra uscito da una puntata di Ai confini della realtà. Se ne sta lì da sempre quel cartello, si crogiola sotto il sole, si prende tutta la pioggia che cade dal cielo, si lascia sbattacchiare come una puttana e intanto osserva tutto. Mi ha sempre dato quell'idea. L'ho incrociato poco fa, le scritte avrebbero bisogno di una bella ripassata, anche le costruzioni avrebbero bisogno di una rinfrescata, anche i negozi. Negozi gestiti dagli stessi proprietari di un tempo, ci scommetterei il mio pick-up. Dei miei coetanei non c'è traccia, probabilmente hanno fatto come me e un po' alla volta si sono tolti dal cazzo. E hanno fatto bene, tre urrà per loro! Quando il direttore del giornale per il quale lavoro mi ha chiesto un reportage sui ponti coperti, mi sono subito venute in mente due cose: i ponti di Madison County e il paesino in cui sono nato e cresciuto. Capo, ma sei sicuro che sta roba tira ancora? Gli ho chiesto quando mi ha fatto la proposta. Assolutamente, mi ha risposto lui. E capo sei tu, ma su sta roba ci hanno scritto un romanzo di successo e ci hanno girato un filmone da Oscar. Mi chiedo se... Tu non capisci un cazzo, Jones. Tutto è ciclico e tutto è in grado di far fruttare un po' di quattrini. Penso al servizio sui veterani del Vietnam dell'anno scorso, mi ha detto. Era vero. Sebbene i veterani del Vietnam siano un argomento trito e ritrito, quel servizio aveva fatto registrare un bel picco di vendite. Metti la tua Nikon in una borsa, aggiungici qualche obiettivo dedicato e tornate al paesello per qualche giorno, mi ha detto. Ricordati dei tramonti, se c'è una cosa che fa bagnare le mutande alle nostre lettrici sono le foto dei ponti coperti al tramonto. Il mio capo aveva ragione, i ponti coperti al tramonto hanno un fascino micidiale. Sono bastati pochi chilometri per trasformare tutto in un panorama idilliaco. E il ponte coperto, sebbene malmesso, ha quel che è di decadente che ti arriva al cuore. C'è malinconia qui attorno, malinconia rossa. Il sole sta per sparire e solo adesso mi accorgo della casa dei Thompson. Era lì che abitava Sara. Quella ragazza che è quasi morta schiantandosi con l'auto sulla provinciale. Chissà che fine ha fatto Sara. E così si conclude questo capitolo. La domanda che ci fa l'autore sul finale è: cosa vorresti leggere nel prossimo capitolo? Un punto di vista di Sara, un punto di vista di Billy Bo, un punto di vista di Jones. E io direi un punto di vista di Billy Bo. In descrizione trovate il link per la storia di Massimo 2.0 e tutte quelle che abbiamo letto oggi. Io come sempre vi ringrazio per avermi seguito sin qui. Di solito sul finale di questi episodi di Insipid tendo a fare delle mini recensioni di ciò che abbiamo letto e dare qualche consiglio, ma considerato che è un po' lunga la cosa e oggi non sono particolarmente in vena, la rimando a un'eventuale altra volta. Comunque potete leggere la mia opinione sotto le storie dei nostri lettori. Io vi ringrazio per essere arrivati sin qui, se ci siete arrivati, e niente, ci vediamo direttamente nel prossimo episodio. Io vi ricordo che potete sempre supportare il canale lasciando un mi piace, condividendo il video o nel caso iscrivendovi al canale per scoprire un po' che facciamo qui sul Diario della Notte. Questo primo episodio ce lo siamo forse portati a casa. Noi ci vediamo nel caos di pensieri che è questo canale o in un prossimo video. Niente, non lo so più fare questa cosa.